Ma no, ma perché... Fate delle battaglie vere. Illogico, non è illogico che Renzi non abbia difeso le partite IVA, perché Renzi non ha difeso non solo le partite IVA, non ha difeso il commerciante, non ha difeso l'artigiano, non ha difeso quelli che noi chiamiamo i piccoli, nella grande guerra tra piccoli e grandi, la grande azienda, la grande banca, la grande lobby, difese, aiutate, protette. Guardi, Banca Etruria è piccola rispetto al sistema bancario. Rimane sempre comunque un istituto di credito. No, giusto, perché sono fissata ormai con Banca Etruria. Però sono i piccoli. Non è tanto piccolo. Questo paese qua sta in piedi grazie alle micro aziende. Io abito in una zona, la Brianza, che per anni e ancora oggi, secondo me, rappresenta l'ossatura economica del paese. Abito a 10 km di distanza dal Canton Ticino. Ancora oggi tantissime aziende, tantissimi imprenditori, tantissime partite IVA, tantissimi giovani vanno dall'altra parte. Perché? Perché trovano condizioni economiche migliori, le banche danno soldi, la pressione fiscale è molto più bassa. Questa è la sconfitta politica di Renzi. Renzi era il rottamatore che aveva alimentato la speranza, l'opportunità, l'occasione. Daremo un'occasione a tutti. Non è stato così. Quell'occasione annunciata non è stata mantenuta. Tant'è che il giovane, la giovane partita IVA, il giovane imprenditore, si sente profondamente tradito da questo governo. Non solo abbandonato, tradito, pugnalato. Ed è il motivo per cui io posso lanciare un appello al Presidente del Consiglio. Proprio in questi giorni si va a ridiscutere le sanzioni che l'Europa ha posto sulla Russia. C'è un comparto del nostro paese che è l'agroalimentare, eccellenza, il made in Italy del sistema economico del nostro paese. Quelle sanzioni hanno ucciso quel comparto. Nella mia provincia si è perso, ad esempio nella mia piccola provincia di Como, si è perso il 91% di esportazioni. Si sono persi 5 miliardi di export. Qual è l'appello? Cosa vuole che faccia Renzi? È che metta sul tavolo la forza di un paese che fa dell'agroalimentare, del made in Italy, un'eccellenza del proprio sistema economico, cioè, facciamo i nostri interessi. E inverta quel trend. La Russia non è un nemico, la Russia è d'accordo, un alleato, Giuliani? Sul piano economico, ma anche contro il terrorismo.